prima di cominciare a registrare. 11:38 ed è qualche sgobba. Ce l'ho le palle piene. Ma come sei deperito? No, perché io e Pasqua non è che possiamo venire qua e noi 11:35 io e Pasqua di solito siamo seduti a mangiare 11:35, ragazzi, non che solo voi a Bergamo mangiate presto. Io e Pasqua non si fa così, ce lo state facendo. Ma poi guarda che a forza di venire qui, guarda Pasqua quanto è dimagrito. Pasqua è così, mi si è tirato una ciuma. Incredibile. Ma non mi sta soffrendo, mi va in deperimento, poi dopo non riesco più a farlo rendere. Vabbè, non povero si fa Pasqua. Così. È un ragazzaccio. Avete 5 minuti per fare due macchine, perché io e Pasqua poi andiamo a mangiare okay, brasato. Ok, hai già fatto un ordine online intanto. Sì, ho già ordinato. Benissimo. Polenta? Polenta e brasato, beh, chiaramente. Ovviamente. Bisogna stare leggeri in questa ovviamente stagione. Guarda, Marino, buongiorno, guarda, guarda anche Gianni che fame che c'ha. Guarda, inquadralo Pasqua. Guarda che fame che c'ha. Scappa. Arriva, scappa. Ecco, adesso arriva lui, siamo a posto. Aspetta. Fammi soffrire. Io speravo una donna nuda, invece no. Ma mi fai vedere dei carburatori? Una fila di carburatori, ma è di una barca di... Oh, scusate, ma c'è su Serba Screen. Di una barca di Formula 1. Ti faccio vedere un'altra. Fammi vedere la gnocca, dai, ti prego. Fammi vedere, devo parlare di centralità. No, dai, c'è quello Yuri. Quello Yuri non è abituato. Guarda, ti faccio vedere un'altra. Dai, zitti, ragazzi. Stiamo parlando di robe serie. Stavamo solo registrando. Precedenza agli anziani. Guarda, adesso che sta accordando. Sta accordando il violino, capito? Fantastico. Adesso no, posso andare, ti lascio lei. Sì, ride. Senti, puoi mettere Drupi nella tua postazione che ci tiene. Teniamo sotto Drupi, che è bello. Anche se prima con gli Abba eri Abba caldo, mi ha stimolato. Mamma mia, mamma mia. Allora, di cosa parliamo? Benve. Allora, dopo la puntatona Full Ford, oggi facciamo una puntata BMW. Full BMW, ok. Abbiamo due modelli, di cui fra l'altro una abbiamo una situazione particolare intrigante che adesso vi spiego. Abbiamo una 330 diesel, 258 cavalli, modelli F30. 2017, F30. Quindi diciamo l'ultima prima dell'ultimissima che è uscita qualche settimana fa, e con kit, power kit BMW ufficiale, quindi il signore adesso, quindi un kit con intercooler e centralina dedicata, quindi quella macchina qua è dotata di due centraline, quella originale di cui noi abbiamo già fatto la prova potenza e dopo illustriamo di come è uscita. E poi mettiamo prima la centralina Power Kit BMW e vediamo cosa dà questo kit, se okay mantiene le aspettative che BMW promette. E dopodiché il signore invece ci ha chiesto sulla centralina originale di dargli un po' di più. Okay. Un qualcosa di più anche del Power Kit BMW, laddove lui è già soddisfatto. Comunque. E qui scusa, partirete dalla centralina quella base o da quella? Il Power Kit BMW lo lasceremo in tonso, okay, e lavoriamo sulla centralina originale. Perfetto. E invece a ruota abbiamo il nuovo per modo di dire, perché è un 2016, però è una macchina chiaramente già molto di grido, che è il nuovo 430i, che non è più un 3000 come pensavamo, esatto, ma è un 2000 turbo benzina. Qua il signore ci chiede, qua l'abbiamo già rullata di serie e poi analizzeremo bene tutte le cose, perché è una centralina piuttosto lunghetta da fare, una centralina MEG 1, quindi di nuovissima generazione, e soprattutto vediamo di accontentare il cliente, perché ci ha chiesto di togliergli più. Qua il signor Luca, che ringraziamo per averci prestato la vettura, non ci chiede una preparazione esasperata, perché fa tanta strada tutti i giorni, quindi voleva una cosa che coprisse quelle caratteristiche che siamo ormai abituati a vedere, come vuoti in basso, seghettamenti, okay, e via dicendo. Vabbè. E chiaramente qualche cavallino in più, già che siamo dietro. Oh, rullandola hai beccato i moscerini, hai visto? Ce n'era in giro un sacco. Moscerini spruzzati. Partiamo da dove? Allora, partiamo dalla... Prova a non fare danni. 3:30. Ma che cosa sta facendo? Il rosso va sul nero, il nero va sul rosso. Guarda che ti faccio vedere. Questo va qui. Ah, ecco le centraline. Eccole qua. In questo caso abbiamo, come avevo premesso, è proprio Power Kit BMW messo a libretto, quindi riconosciuto, montato in serie del primo impianto. Abbiamo la centralina Power Kit che adesso andremo a provare e poi la nostra modificata che facciamo nel secondo test. Intanto analizziamo, Pasq, seguimi. Ma è diventato di un lento, una volta è la fame. Ha fame. In origine la vettura ha rullato 266 cavalli, 220 alla ruota e 549 newton-metro di coppia. Questa con la centralina originale, abbiamo già preparato e fatto quella rullata. È un po' di più del dichiarato, perché è 258, però non dimentichiamo che nel Power Kit BMW c'è l'intercooler maggiorato. Quindi probabilmente lui ha fatto il suo dovere, qualcosina in più. La curva è la tipica che siamo abituati a vedere sui 3000 BMW da campionario, praticamente esente da difetti. Adesso
inutilmente attacca la centralina Power Kit BMW, adesso sai che... Fai pum pim perpette in USA, pim perpet pam. Io attacca questa. Allora adesso attacchiamo, come vi dicevo, la centralina PowerKit BMW e vediamo cosa dà BMW e cosa promette. BMW mi sembra che prometta qualcosa come 285 cavalli e un 30-40 Nm di coppia in più, quindi nulla di esasperato, è un kit molto equilibrato, molto, molto tranquillo. Vediamo se effettivamente ce li dà. Eccoci qua. Allora, sì, sovrapponi pure. Allora, qua abbiamo BMW è stata di parola. Con il kit promesso da BMW, ecco la sovrapposizione delle prove. Abbiamo 286 cavalli, 238, 583 di coppia, con le solite curve che oramai siamo abituati a vedere prima dopo, coppia, eccetera. È una curva che diciamo rimane molto fedele all'originale, molto pulita, molto lineare. E appunto il signor Giancarlo, in questo caso che ringraziamo, che è qui che ci guarda, ci chiede, lavorando, come ripeto, sulla centralina originale, non su quella PowerKit BMW, che lui si tiene via e si utilizzerà a suo piacimento, un qualcosa di più, soprattutto a livello di coppia. Ci chiede di passare i 300 cavalli e di avere una coppia molto superiore a questa, che siamo nell'orbita dei 583 Nm, che comunque è quello che BMW promette quando dà il kit omologato. Ho la mia solita domanda ignorante. Vai. Questo cambio di centralina, sì, l'amico lo può fare lui o ha bisogno di fare un intervento presso un'officina BMW? No, cioè, in questo caso, essendo una centralina codificata sullo stesso numero di telaio, si può tranquillamente staccare, attaccare, diciamo, senza è a prova grosso. Di Bobbiese. Cioè, esatto, plug and play per a prova di Bobbiese, non so se riuscirebbe Miccio. Però, altra domanda, la macchina automaticamente, cioè, non c'è nessun parametro da controllare, nel momento in cui lui... Vabbè, cioè, no, la... c'è il solito discorso che di quando si sconnette una centralina si perde... Più che si perde, ricomincia da capo, fra virgolette, l'autoadattatività. Okay. Quindi per ripristinare tutti i parametri correttamente ci vuole qualche chilometro di strada. Però è un'inversione che si può fare caso specifico, perché non su tutte le macchine è possibile. In questo caso specifico, più che tranquillamente. Va bene. L'altro l'avete già scritto. Allora, adesso noi intanto che lui scrive, Yuri fa l'inversione delle centraline e facciamo respirare un attimo il motore, perché oggi comincia a esserci una temperatura un po' più elevata delle precedenti puntate, andiamo ad analizzare l'originale della BMW 430i per poi rirullarla. Va bene. Vieni Pask, seguici. Allora, qua dati perfettamente conformi al dichiarato. BMW dichiara 252 cavalli e 360 Nm di coppia, 251, 353, 222 alla ruota. Perfetto. L'unica cosa che già il nostro amico signor Luca ha notato immediatamente e che comunque ha trovato riflesso per strada, è però un vuoto. Un vuoto, ricordiamo che in questo caso facciamo una prova potenza partendo dalla quarta marcia a 40 all'ora tirandola tutta. Quindi ai bassi regimi, quella macchina qui ha questo vuotino qui che il signor Luca vuole assolutamente togliere. Ed è, vedendolo anche in base ai numeri dei giri, in un utilizzo piuttosto quotidiano, perché ce l'abbiamo dai 2004 ai 3000 giri. Poi chiaramente arriva il turbo, entra la cannonata del turbo e la macchina comincia a tirare senza più fermarsi. Però ecco, il signor Luca ci chiede, datemi qualcosa in più, mi sta bene, ma precedenza assoluta alla linearità di guida. Signore, scende dal precedente BMW a 6 cilindri, quindi aveva una regolazione spalmata, lineare, bellissima, e quella di questa non lo convinceva. Mi piacerebbe chiedergli come ha fatto a passare da quel motore a questo qua. Per sua stessa ammissione ci diceva che inizialmente era con le mani nei capelli. Poi... Dopodiché no, si è abituato chiaramente a passare da un motore di una cubatura maggiore a una inferiore.
c'è sempre da disperarsi, però vabbè, c'è da dire che comunque ha regolarità di marcia e soprattutto quelle nuove BMW qua hanno un cambio eccezionale, velocissimo, missile, anche perché quella che aveva prima era manuale, signor Luca, okay, e già rimpiangeva quello. Ma in questo caso, dopo il primo momento di imbarazzo, abituatosi a questo ZF8, veramente è rimasto molto contento. Qua comunque questa cosa qui è sempre dovuta alle emissioni? Euro 6 questa. Li tengono bassi. Stra trattenuta, sì, esattamente. Va bene. Sempre quello. Anche se poi la domanda poi finale ve la faccio. No, fammela adesso. No, perché quando mi fai vedere certi numeri, sì, no? Come mi parli di 250 con una coppia 353, sì, queste due vetture, è vero che uno è un coupé e l'altro è un quattro porte, però credo ci sia una versione anche di quella. Assolutamente, sì. Perché al di là delle esigenze che ha ciascuno di noi per motivi lavorativi o di passione, perché scegliere questo motore rispetto a quello là? Quando alla fine vedo i dati di coppia che sono spaventosi, paragonabili, chiaro, a quelli di vettura da competizione, certo, con delle potenze, una fluidità, un'erogazione che mi avete fatto vedere già. Beh, sai, sono gusti anche, dopo una questione del benzina, piuttosto che un diesel, c'è chi piacciono tanti giri, c'è chi ne piace di meno, a privilegio invece di una totale coppia. E non ultimo, sui diesel incombe quella spada di Damocle della commerciabilità, che purtroppo, sì, non è una solo cosa solo qui da che... noi, perché già in Germania avete visto che già l'inversione di tendenza è stata, perché rinunciare a copie di quel genere là è comunque quello che dicono, insomma, dopo è chiaramente facile. C'è chi invece è cultore di un benzina che vuole sentire che dopo i 4.000 io giri io adoro benzina, però io quando vedi quei numeri lì da usare, chiaro, tutti i giorni, dici, ma come faccio a non c'è paragone, chiaro, se nell'utilizzo quotidiano la copia di quella là è devastante, sì, che poi non si limita solo alla copia, perché è una macchina veloce da tutti i punti di vista, certo, quindi Va bene, scusate, passiamo alla rullata. Rinnova che rulliamo. Benissimo, eccoci qua, grafici e numeri. Partiamo stavolta al contrario, partiamo dai numeri. Parto dai numeri non a caso, perché era la cosa che il signor Luca interessava di meno. Avevamo 251 cavalli che sono diventati 286, perfettamente quelli che mi aveva richiesto. La copia da 353 Nm è diventata 396. La potenza alla ruota da 222 a 253, la dissipata è la medesima. Adesso torniamo al grafico, dove invece si evince la grandissima che abbiamo ottenuto quello che il signor Luca voleva. I tre grafici blu ovviamente siamo all'originale, i tre grafici rossi siamo al modificato. Quindi prova la potenza, ruota prima, ruota adesso, motore prima, motore adesso, copia prima, copia adesso, ma soprattutto questo è l'attacco del rullo, diciamo, quando il rullo comincia a frenare non c'è più quel vuoto, quella stanchezza e anche questa piccola flessione che io stesso ho detto al signor Luca prima, quando abbiamo analizzato insieme il file originale, di non essere nulla di importante, però l'abbiamo tirata via. Quindi abbiamo un'erogazione molto più vicina a quella che lui era abituato ad avere sul suo vecchio 6 cilindri e soprattutto priva assolutamente di incertezze. Al di là di numeri che comunque importanti, certo, anzi, se era la mia sarei andato su di più, ma il signor Luca non ha voluto, perché giustamente, a parte gli scherzi, è una macchina che lui utilizza tantissimo. È una macchina che questa comunque 300 effettivi li avrebbe toccati tranquilla. Nessun abisso da qui. Okay. E anche qualcosa in più di copia, però giustamente, ragionamento che condivido completamente da parte del proprietario, voleva il massimo equilibrio, quel qualcosa in più che non mettesse però, che non togliesse nemmeno 10 km all'affidabilità assoluta della macchina da qui all'infinito. Okay. E questo è potenzialmente quanto si potrebbe arrivare? Ma calcola che ovviamente parliamo di puro motore, si potrebbe andare su veramente 340, 350, poi però c'è un cambio da rispettare, temperature e gas di scarico, per arrivare a questi valori che ti ho appena detto, no, sarebbe necessario interventi lavori meccanici. Esattamente. Okay. Perfetto. Perfetto. Molto bene, adesso riaccendiamo, refrigeriamo quello là e via dicendo. Passo delle paste dietro lì, fai finta di niente, ti copro io, vai, ti copro. Eccoci qua adesso sulla macchina del signor Giuliano, che vediamo che è qui, che ci assiste, anche lui gentilissimo. Prima hai chiamato Giancarlo, ma faccio finta. No, ho chiamato Giancarlo prima, mi scuso, ecco.
Ma va bene, lui è amico lo stesso. Ok, è un amico comunque uguale, è più amico dei numeri adesso. La positiva che parte ogni volta. E sei riuscito a farla partire? Sì. Ecco, qua come poi alla tua domanda di prima, abbiamo rimesso la centralina originale senza nessun bisogno di adattamento. Ok. Attaccata, accesa la macchina. Però adesso, qua è stata, l'avete lavorata, giusto? L'avete questa lavorata. Adesso è quel 2,66 che abbiamo visto base, prima, mappato lavorato da noi. Con carburatori. Okay. Il signore voleva, rispetto soprattutto al Power Kit BMW, che era buono ma ancora un po' troppo legata. Educato, voleva una coppia di vera sostanza, veramente tosta. Va bene. Adesso farò la rullata originale, poi le sovrapponiamo tutte e tre e andiamo a vedere come differenza originale, modificato, noi. Va bene, la macchina di Giuliano, che d'ora in poi chiamiamo Gioele, però. È il signor Giuliano, che noi chiameremo Gioele. Oggi Gioele. O come ci viene. Mentre la rullavi, ho visto il signor Giovanni con le lacrime agli occhi. Lo so. Come si chiama? Il signor Giacomo, io sono Ginetto, tutti così. Ginetto, è felice. Ginetto è felice. Sovrapposizione delle prove a tre. Quindi, in questo caso, abbiamo, dissipata, che come vedete è identica per tutte e tre. Abbiamo la ruota della vettura originale, la ruota del Power Kit BMW, la ruota della carburatori Bergamo, per intenderci. La potenza al motore originale, la potenza al motore del Power Kit BMW, la potenza al motore nostra e le tre copie originale, Power Kit, carburatori per intenderci. Ai freddi numeri siamo 312 cavalli, quindi quello che ci ha chiesto il signor Joshua. 251 a ruota, 643 Nm di coppia e quello... Questo è dimostrativo, lo dobbiamo correggere perché il signor Gioele vuole, vuole ancora più alto, quindi lo vuole di più ed è ottenibile. Questo diciamo adesso era dimostrativo per la trasmissione, per far capire la potenzialità di quel motore qua, che è incredibile da tutti i punti di vista. Però ecco questo per dimostrarvi quanto la macchina è buona di base, è buona col Power Kit BMW e quanto può diventare ancora più buona volendolo con un'accurata preparazione. Vabbè, ma Gianfilippo a quanto vuole arrivare? Fammi capire. Gianfilippo vorrebbe i nostri 700 Nm di coppia. Ed è una macchina che con un briciolo di lavoro ci arriva volentieri. Che bello. Va bene. Perfetto. Va bene. Grazie, adesso ragazzi. Ti lascio andare a mangiare, Mario, perché guarda Pasqua di vedere più bianco. Passati solo 20 minuti. Esatto. Siete stati bravi però. Fantastico. Veloce. Grazie carburatore Bergamo, grazie Marino, grazie a tutti. Grazie anche a Gianfilippo e a Giovanni, Gioele, Gian Domenico. Tutto, grazie. E a Pasqua, che è a digiuno da tre giorni. Ciao.